Dall'aeroporto di Tolosa in Francia è decollato per la prima volta per un volo test il nuovo Airbus A350-1000, il più grande bimotore dell'industria aeronautica europea. L'obiettivo è quello di sfidare nei cieli mondiali la gamma 377 della statunitense Boeing. Secondo Airbus, il suo modello costa meno all'uso rispetto all'equivalente Boeing e il motore, costruito in Gran Bretagna dalla Rolls-Royce, sarebbe più efficace. Il 1000 è più lungo di 7 metri rispetto all'A350-900 già in servizio, ciò consente di aggiungere 41 posti, portando la capienza a 366 passeggeri. Gli aerei di questa taglia rappresentano un mercato di quasi 950 miliardi di euro.